Ho sempre obbedito. E mi trovo bene. È comodo, non ti fa pensare. A scuola sono sempre andato bene. Io ai professori non ho mai risposto male. Sono sempre stato un bravo ragazzo. Calmo, senza le farfalle nella testa. Ho fatto tutto come si doveva. Sono l'orgoglio dei miei genitori, che sono immigrati qua da 30 anni. Hanno colonizzato un bel pezzo di terra in collina. Così a quelli che stanno sotto, quei trogloditi di merda, possono tirare immondizie ed escrementi. Mi ci divertivo da matti quando ero bambino, anche adesso, quando torno a casa dai miei. Il caffè lo prendo amaro. Le cose zuccherose mi hanno sempre fatto schifo, come i film. Non mi piacciono quelli che finiscono bene. È più bello quando non lo trovano, l'assassino. E tu sai benissimo chi è, e loro, quelli che stanno dentro al film, no? Continuano a vivere con lui, gli parlano, gli danno le spalle, se capita, e non sanno che inferno quello ha dentro. Mi piace il male. È tanto più divertente del bene. I cattivi sono più simpatici. Vengono meglio anche nei romanzi. Io no. Io non sono mai stato cattivo. Sono sempre stato un bambino obbediente. Ci mandano al confine. C'è una manifestazione. Manifestano perché gli abbiamo preso altri 700 metri di terra per garantire la nostra sicurezza. Tanto loro che ci fanno. L'ultimo al quale abbiamo sparato l'altro ieri ci stava piantando il prezzemolo. Che coglione. I contadini si farebbero scannare pur di piantare qualsiasi roba verde. E io oggi a chi sparo? Hanno detto di farlo nel mucchio dei manifestanti. Chiunque capiti a tiro. Ai più scalmanati, forse? No, è scontato. Quelli se l'aspettano. Magari sono scalmanati perché della vita a loro non importa davvero niente. Hanno un ideale. Scomodi gli ideali. Io preferisco che ce l'abbiano gli altri, quelli che comandano, gli ideali. E mi dicano che devo fare. Oggi mi hanno detto di ammazzare. E io ammazzo. Da quelli che si espongono con le bandiere in prima fila e che vogliono diventare martiri a tutti i costi. Quelli io li risparmio. Non gliela do questa soddisfazione. Io voglio sperare a qualcuno che non se l'aspetta. Per un motivo che non si aspetta. Come per un vestito. Un colore di capelli, per dire. Ecco, miro a quella laggiù in fondo. La ragazza. Si stringe a quell'altra. Con il bambino in braccio. Ha paura, sicuro. Se no non se ne starebbe a distanza degli altri manifestanti, tanto prudente, tanto sicura di non essere colpita. Anzi, no. Sta andando verso di loro una ragazzina, con una kefia viola in testa. Che cazzo, quel colore non mi è mai piaciuto.